Scoppia la festa liberatoria del Cesena sotto la pioggia torrenziale dopo il 2-1 sofferto con la Carrarese. In uno dei posticipi dell'undicesima giornata, al primo affondo passano i romagnoli perché Saber sguscia via la difesa ospite sulla corsia destra, al centro raccoglie Cargbo che trafigge Bleve. Salgono di giri i romagnoli e le occasioni non mancano per allungare. Al 18esimo la botta di Francesconi costringe Bleve agli straordinari, poi per due volte Saber si divora altrettanti rigori in movimento e spreca il possibile raddoppio lasciando la gara aperta. In precedenza erano stati i toscani con Belloni a sfiorare il pareggio con questa deviazione sotto misura. Nella ripresa entrano meglio in campo i gialloblu che danno battaglia e al 52esimo trovano il gol del pareggio con Della Latta, annullato da Bordin di Bassano per un fallo in attacco. Inizia a piovere in maniera copiosa e ci vuole un break decisivo di Donnarumma a mettere lo scompiglio nella difesa degli uomini di Dalcanto. La sfera arriva a Cargbo che trafigge per la seconda volta Bleve, aiutato da una deviazione determinante. La sfida sembra in ghiaccio, ma non è così perché la Carrarese si riversa nella metà campo dei padroni di casa e Di Gennaro sigla l'accorcio con un'azione ben manovrata. La paura sale negli uomini di Mister Toscano, il cavalluccio soffre ma ben dopo 6 minuti di recupero ottiene la vittoria con le unghie e con i denti e accorcia in classifica nei confronti della Torre Scapolista che ora dista 4 punti ma una gara in più.